Questo è il regalo che fu fatto dal presidente all'inaugurazione della Kern. Dello stabilimento qua. Sì, questo è il regalo del 2015 e quello di una settimana fa, quello del 2019. La messa è finita, andate in pace. Sono 35 i posti di lavoro in gioco allo stabilimento Kern di Sansepolcro, l'azienda svizzera che ha due stabilimenti in Italia. Uno è questo della Val Tiberina, l'altro si trova invece ad Assago. L'amarezza dei lavoratori sta nel fatto che pochi mesi fa avevano ricevuto rassicurazioni personali da parte del presidente. I lavoratori hanno due mensilità arretrate e convivono con questo problema da diversi mesi. Ma la cosa ci spaventa di più è l'incertezza, diciamo, sul futuro, perché attualmente i lavoratori sono tutti in ferie forzate e non si sa che tipo di sviluppo aziendale possa avere questo stato di crisi. E la cosa, diciamo, imbarazzante è che a marzo era venuto giù il presidente e aveva dato anche delle rassicurazioni ai lavoratori. Morale della favola, dopo 15 giorni, assemblea con i suoi legali, e abbiamo saputo la notizia, insomma, della loro decisione di fare fallimento. E io rimango amareggiato, come penso tutti i colleghi, per il fatto di essere stato preso in giro. Fanno macchine per diciamo, impacchettare le carte elettriche delle banche, anziché dei supermercati. Hanno delle commesse, hanno dei clienti di riferimento e tra l'altro poi dopo negli ultimi anni hanno sviluppato anche un prodotto innovativo che potrebbe trovare, diciamo, buoni spazi di mercato. C'è sicuramente un problema economico-finanziario di esposizione debitoria sia con i fornitori anche con l'erario, però comunque è un'azienda che un'attività industriale ce l'ha, che ha un portafoglio clienti e che quindi si potrebbe trovare anche attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali dentro un'ottica di riorganizzazione un percorso condiviso alle organizzazioni sindacali e che miri al rilancio dell'azienda. Siamo sempre stati indietro con gli stipendi, però nonostante tutto noi siamo sempre continuati a venire a lavorare puntuali, abbiamo sempre fatto il nostro dovere, sicché pesa ancora di più.